Buongiorno amori, sono qui a Fuerteventura, facciamo bordo mare nel nostro 5 minuti, siamo al giorno 15. Giorno 15 di 21, facciamo un movimento che nasce da Jane Fonda, è una torsione laterale e torno, allungando il braccio vado e torno, addominali tesi, così, tiro e torno, tiro e torno, tiro e torno e continui. Cosa bella che non c'è neanche vento stamattina e così possiamo. Oh, aspetta, devo mandare il nostro cuori. Buongiorno! Allora, ieri abbiamo parlato durante il mio live del pensiero positivo quantistica. Man mano io comincerò a fare molto più webinar su questo concetto, del fatto che il nostro pensiero influisce sulla nostra salute e sulla nostra vita. Si chiama legge dell'attrazione da tantissimo tempo, ma adesso ci sono proprio gli studi scientifici che fa vedere che funziona, allunga la vita, allunga i telomeri che sono legato alla longevità e migliora la salute. Persone che sono positivi guariscono più in fretta, persone più positivi hanno più successo. Così, per tutte le persone che sono arrabbiate con la vita, ascoltatemi, ok? Tutta quella rabbia, tutta quella ragione della rabbia, no? Quel senso di essere dispettito per questo, arrabbiato per quello, diciamo, cercare sempre il, diciamo, l'ago nel pagliaio, ok? Che cosa succede? Ti stai malando te, ti stai abbassando la salute di te stesso, non degli altri. Così tu puoi avere tutte le ragioni del mondo. E ti hanno fatto male e mi dispiace. E ti hanno fatto questo e mi dispiace. Ma quella rabbia ti abbassa e ti aumenta l'infiammazione nel corpo, ti abbassa la produzione delle proteine benefiche per la vostra, diciamo, salute. E così è controproducente essere sempre arrabbiati. Io ho avuto, come tutti, problemi. Io non è una gara di chi ha avuto più problemi o meno problemi. La questione è come gestisci i problemi, come gestisci le tempeste. A me le tempeste per me sono una sfida. Se una persona mi dice no, mi sfida per andare avanti e dire guarda, ti faccio vedere io. Nel lontano 2003 io volevo scrivere un libro. Con pensiero positivo dice io scrivo un libro, io pubblico un libro, non neanche se scrivo un libro, io pubblico un libro. Scriverlo è una cosa, farlo pubblicare è un altro. E tutti quanti intorno mi dice tu sei troppo giovane, non sei un professore universitario, non è possibile. Ho detto io pubblico un libro e entro. Indovinate quanto tempo da quando ho dato il mio progetto a un agente letterario ho avuto il contratto in mano per pubblicare il mio primo libro. Vediamo, me lo scrivete, secondo voi quanto tempo ho messo da quando ho parlato con un agente letterario a avere il contratto per pubblicare un libro? Vediamo se me lo scrivete sotto, voglio vedere il vostro pensiero su quanto tempo ci vuole, ok? Hai un progetto, vai da un agente letterario e poi ti dicono, ok, e hai il contratto. Scrivete, voglio vostro, diciamo, idea, supposizione. No, mi state guardando ma non mi state scrivendo. Scrivetemi, ok? Tocchiamo le ginocchia, punto vita, addominali tesi, siamo al giorno 15 delle nostre, giorno 15, 6 mesi, mi dice Orianna. Ok, Orietta, scusami. Allora, chi altro mi dice quanti mesi avrò messo quando ho avuto un agente letterario per avere il contratto in mano? Per pubblicare il mio primo libro, poi ve lo dico, poi ve lo svelo. Io ho già pubblicato 8 libri, perché se noi non abbiamo una visione della nostra vita, di dove possiamo arrivare, non ci arriveremo mai. E anche questo per punto vita. Allora, buongiorno, mica è sempre facile mantenere la calma, ma ho imparato che manda quel pensiero risolvo diverso problema. Guarda, 3 mesi, 2 mesi, 1 mese, Teresa, che mi piace che voi state dicendo, vabbè, oh, io, non è che vinte, non vincete niente 3 mesi. Allora, 14 giorni, la risposta è 14 giorni. Io da quando ho messo il progetto dentro la mano di mio agente letterario, ho trovato una casa, diciamo, editrice, che entro 14 giorni dice, sì, voglio il progetto di Jill, sì, io pubblicherò il libro di Jill
e ecco la ciliegina sulla torta, il libro non era ancora scritto. Per questo io vi aiuterò a capire che cos'è il pensiero positivo, vi aiuterò a capire che cos'è il pensiero quantistico per manifestare un'altra vita nella vostra, diciamo, un'altra versione della vostra vita, più riempito di cose che volete vedere nella vostra vita, pace, calma, forma fisica, salute e successo, perché no? Mettiamo anche successo. Ma dove parte? Parte da una visione. Se io non riesco a visualizzare il mio fisico magro, tonico, in forma e diciamo energico, come lo posso raggiungere? C'è una persona che dice, io la mia mente focalizza, ok? Mia mente, ok, ritorniamo sulle porzioni per favore. La mia mente focalizza quello su cui io focalizzo, cioè, avete mai comprato una macchina nuova di qualsiasi colore? Facciamo che è un colore rosso. E cominci a vedere macchine rosse dappertutto. Non è che ci sono più macchine rosse, soltanto che avendo comprato te una macchina rosso, tu cominci a farci più caso. O sei incinta, cominci a vedere donne incinte dappertutto. Dici, ma che? Tu ti hanno procreato adesso? No, è tuo cervello, perché tu sei incinta o stai aspettando, tua sorella sta aspettando un figlio, diventerai zio o zia, che il tuo cervello comincia a notare quelle cose. Così se noi cominciamo a vederci più magri, a vederci più in forma, avremo una visione per il nostro cervello a fissare e cominciare a realizzare o manifestare quella pretesa e quella voglia. Se io sono sempre là e dice non è possibile, non è questo, non è quest'altro, non ci puoi mai a raggiungere una forma fisica o una disciplina maggiore, mani sulle spalle. Così noi dobbiamo innanzitutto, quando parliamo di positività, sapere che è possibile, perché tutto è possibile, possiamo cambiare. La più grande problema di tutti quanti è che pensano che è ciò che sono fatti. Ormai ho avuto quei genitori, ormai ho avuto quella vita, ormai ho avuto quel ex marito, moglie, ormai ho avuto questa bomba atomica di dispiacere e di conseguenza non posso cambiare. Non è scritto da nessuna parte. Noi oggi stesso possiamo cambiare. In questo momento stesso possiamo alzarci in piedi e fare 5 minuti con Jill e poi domani fare 5 minuti con Jill e poi fra 6 mesi stiamo facendo 10 minuti con Jill o con chi ti pare, non deve essere necessariamente detto con me, ma devi partire con una voglia, devi partire con un concetto di testa, ragazzi, e vi aiuterò a arrivare qua. Allora, questo è, ti prego di guardare il diciamo l'alba, sta sorgendo qui a Fuerteventura questa alba. Vado a segnare perché ho la mia live fra 30 minuti a casa, devo andare a preparare la scena per fare questo live. Ricordate che c'è la palestra online now.gcooper.com, dove io parlo di questo, parlo di digiuno e intermittenza, crononutrizione, cronotipi, la nostra importanza dell'igiene del sonno, parlo del microbioma e parlo molto di positività, perché partirò con una nuova serie di webinar sulla mia palestra online now.gcooper.com e ti cambio la vita parlando positività sulla vostra vita. Per chi viene a fare un retreat con me a Fuerteventura, ecco quello che ti aspetta, ecco quello che ti aspetta: una calma, una pace, una rigenerazione totale. La mia retreat di maggio è full, però se volete venire ho già messo un altro retreat a giugno, sempre qui a giugno avremo un secondo retreat dove potete venire e rigenerarvi. E l'altra cosa, ragazzi, passate una giornata meravigliosa alla rassegna di credere che sia possibile e vedrete che lo è. Tutto è possibile, però devi partire da una speranza, da una convinzione e da un pensiero che sia possibile. Te la faccio vedere. Ultima cosa che vi dico prima di salutarvi è: ci sono diverse persone che si dice che l'obeso, che quando diventa magro è sempre obeso di testa, e purtroppo ho visto diverse persone provare di fare la riduzione dello stomaco, si sono dimagriti, perché lo stomaco è ridotto, sono dimagriti, poi entro X tempo, X anni, sono ingrassati o ridiventati obesi. Non facciamo meccanicamente, non cerchiamo la bacchetta magica che ci darà
diciamo semplicemente la soluzione immediata, no? I bisturi, perché non è quello che devi cambiare per avere un cambiamento radicale nella vostra vita. E qui, disciplina, pensiero, costanza. Disciplina, pensiero, costanza. E posso andare avanti, disciplina, pensiero, costanza, perché il nostro corpo evolve sempre, sta sempre evolvendo. E noi abbiamo bisogno di stimolarlo, stimolare la pelle, stimolare i muscoli, stimolare la mente, stimolare il cervello, stimolare l'anima, stimolare lo spirito. E sono qui per questo, così. Mandatemi un cuore se vi piacciono questi video, poi condividili se vi piacciono e spero anche che apprezzate, che vi faccio vivere un po' il mio angolo di paradiso, perché per me ci ho voluto tanto la pace. La pace, ho cercato la pace con tutta me stessa, io sono cambiata tanto negli anni e questo è un posto dove io ho lottato con tutto il mio lavoro, con tutto il mio impegno di raggiungere, cioè sto mettendo anni per farlo, eh? Non è che tutto questo è successo in un anno, io sono qui da 10 anni, 10 anni di lavoro, 10 anni di impegno e non ho mica finito, sto continuando con tutte le mie responsabilità di fare questo angolo di paradiso, però voglio farvi vedere che è possibile, cioè mio lavoro è motivarvi, mio lavoro è dirvi ragazzi se ce l'ho fatto io lo potete fare voi, spero che vedete, invecchio di fronte a voi, non sono truccata, non mi interessa niente, io sono Jill, mi piace essere Jill, mi piace essere me stessa, io non voglio essere perfetta, voglio essere perfettamente imperfetta, perché lo sono, noi siamo tutti. Siamo perfettamente imperfetti, ma smettiamo di punirci per ogni cosa che ci è successo nel passato, non permettendoci ad evolvere, non permettendoci ad essere il massimo di noi stessi, perché dobbiamo smettere di fare mia colpa, mia santissima colpa, e dobbiamo cominciare a raggiungere quello che è il nostro pace. La pace è tanta roba, appartenenza, pace, successo interiore. Dove nessuno ci deve neanche dare l'approvazione delle nostre scelte, ci scegliamo da soli, ogni giorno. Ci scegliamo da soli, ogni giorno. Ci approviamo da soli, ogni giorno. E ecco perché, a volte pensiamo, mi dice, ma perché? Se esce con le occhiaie, esce con tutto quanto. Perché a me non mi piace la sensazione di avere il trucco sulla faccia, mi occlude i pori, mi dà veramente fastidio. E voglio anch'io abituarmi a vedermi invecchiare. No? Pensate, perché l'invecchiamento è un'arte. Se ti ami, ti accetti come sei, sticati quelle che pensano gli altri. Buona giornata a tutti. Adesso vado a fare il mio allenamento su neogicooper.com. Ricordate che sulla mia palestra online c'è la prova gratuita di 7 giorni. E magari, se volete, andate a fare la prova. Ci vediamo fra 25 minuti con un po' di combat. Ciao!